Grazie mille. Come state? Fatevi un po' sentire, che è tanto che non vi sento. Grazie. Allora, voglio aggiungere due parole, visto che Francesco è già con un bel sottofondo ideale. E come ho detto in queste serate che ho fatto, in questa estate, ogni sera vivo una grande emozione, perché era dall'età di 16 anni che non abbandonavo il palcoscenico. E invece, a causa di questa guerra, dal 23 di febbraio del 2020, tutti gli operatori dello spettacolo si sono fermati. Posso dire che è stato un anno molto difficile. Nessuno mai pensava all'inizio che questo fermo sarebbe durato tanto. Invece sono trascorsi, per me, 491 giorni. 491 giorni senza mai più cantare davanti a un pubblico, senza mai più prendere quello che per me ormai era un organo vitale, il microfono. Improvvisamente dall'oggi al domani non avevamo più il pavimento sotto i piedi e siamo sprofondati in una nuova realtà. In qualche modo ci siamo reinventati, ma adesso siamo pronti a rimettere mattonella su mattonella per ricostruire quel pavimento che ci hanno distrutto, ma che tutti insieme riusciremo piano piano a tornare alla normalità. Almeno ci speriamo. Perché la musica può essere una banalità, ma è semplicemente vita per tutti, per chi la esegue e per chi l'ascolta. Bene, allora, adesso voglio fare un brano molto bello, secondo me. E per tutti voi vi dedico Io domani. Io domani che non ti che non l'amo, ti confesso che al suo posto ora ci sei tu. Ho lottato perché l'attrazione sta nelle tue mani, mi facendo come sentimento che la sento. Così importa se con lei voglio dividere te, meglio respirare la piano, la felicità, aspettando te. Io domani avrò cura dei pensieri tuoi, sarò donna pure solo amica come tu mi vuoi. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno può dividerti. Tu non sai di cosa non sarei capace io domani glielo dico che non l'amo più. Come neve sciolta ho la sensazione di restare sola, forse un po' per volta ci diremo appena una parola. Guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno può dividerci. Tu non sai di cosa non sarei capace io.
marito mi dice lei, quando parla se dal primo istante avevi sento.